video ASMR, i miei regali di compleanno, me l'avevate richiesto e quindi lo faccio. Poca roba, un po' di soldi da un po' di parenti, non faccio nomi delle persone, a parte mia madre e mio padre, ma gli altri non faccio nomi, perché non voglio fare nomi. Quindi, un po' di regali mi sono stati fatti, come vedete qui ho il braccio pieno, come al mio solito, sempre un sacco di braccialetti. Tutti i giorni quando esco metto un sacco di braccialetti. Allora, partiamo da mia madre e mio padre, ma ok? Poi gli altri, dopo. Allora, mia madre mi ha regalato questa collana lunghissima con la S, che è la mia iniziale, perché mi chiamo Serena, per chi non lo sapesse. Mi chiamo Serena e questa è la collana con la S. Io avevo già una collana così d'argento, sì, d'argento, d'acciaio, vabbè, con il nome Serena, perché il mio nome l'avevo comprata io. Questa qui è la collana lunga con la S, che ho già messo, ma adesso su questa maglia praticamente sparisce, non si vedrebbe, quindi l'ho tolta. Ok, questa qui sottilissima con la S, adesso si muove, quindi, vabbè, ve la faccio vedere, devo mettere lo scotch sì, sul labbro, sulla guancia, eccetera, però non l'ho messo, quindi oggi questo video sarà così, poi devo trovare un altro modo, perché sulle labbra, lì sulla guancia, non è che mi piace tanto mettere il microfono, sinceramente. Questa qui è la S, ok, la collana lunghissima, il ciondolo lunghissimo, e questo è il regalo di mia madre. Grazie mamma, l'ho già messo, già ringraziato dal vivo, i miei parenti, i miei amici, i cugini, eccetera, quelli che ho visto dal vivo li ho già ringraziati dal vivo, e anche tutti voi vi ho già ringraziato dal vivo, cioè dal vivo no, però tutti quelli che mi hanno fatto i regali dal vivo li ho ringraziati, e quelli che non conosco dal vivo li ringrazio su YouTube, insomma, quelli che mi hanno fatto gli auguri su YouTube, sui social in generale, li ringrazio sui social, perché se non vi conosco dal vivo, vi ringrazio sui social. Questo è il braccialetto che mi ha regalato anche mia madre insieme alla collana, sempre con scritto Serena, così se mi dimentico come mi chiamo, con scritto Serena, è un bracciale elastico, vedete, così, calamitato, ma non è calamitato, non ha la calamita, non si vede, ma vabbè, vediamo se così si vede, tanto l'ho già indossato, quindi l'avete già visto, lo indosserò anche prossimamente quando esco, sia con mia madre sia senza, l'ho indossato, lo indosso sempre questo qui. Anche se mi sta largo, ma è il modello che è largo. Così con i glitter, ok? Grazie mamma, questo è il braccialetto. Ok. Poi un'amica di mia madre dal vivo mi ha regalato questo braccialettino qui. Questo qui simile Chiara Ferragni. Simile Chiara Ferragni. Con queste perline, molto estivo, molto giovanile. Grazie mille. Questo, che lo metto sempre anche questo. E poi questa collana qui. L'ho aperta, è una collana rosario rossa con due croci. Se riesco ad aprirla con una mano sola, un po' dura. Ok, la scatola così, Mapina Gioielli si chiama. Questa è la scatola con le righe, bellissima. E vi tiro fuori la collana, molto semplice, molto piccola, però molto bella, molto fine, molto raffinata, molto elegante. Molto, 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 molto bella, molto bella. Molto belli tutti i regali, insomma, avete speso soldi per me, quindi grazie. Io sono sincera, apprezzo sempre i regali. Questa qui anche non si vedrà, ma ve la faccio vedere così parlate, poi mi avvicino io senza parlare. Ha un filo rosso, delle perline piccole rosse, argentate, credo sia argento, 925, o acciaio, non lo so. Comunque bellissima, molto molto lunga, rossa, molto fine, molto molto bella, molto molto bella. Grazie, grazie, tu sai chi sei. Mi avvicino, ve la faccio vedere. Lunghissima, la metterò di domenica, soprattutto va messa non per far la spesa perché è troppo elegante. Ok, grazie. Grazie mille. Anche un po' di soldini che fanno sempre piacere, che servono, quindi grazie ai miei parenti. Un po' di telefonate, un po' di messaggi di auguri da Milena, dai miei nonni. Milena, non ti chiami veramente Milena, ma tu sai chi sei. Ilenia anche si è ricordata, Pina si è ricordata di farmi gli auguri, un sacco di gente, Francesca, grazie a tutti. Poi ho anche il braccialetto, il primo è quello che mi ha regalato l'anno scorso mia madre, 10 buoni propositi, il bracciale di Sara, quello dietro, non per importanza, ma li ho messi tutti, li metto tutti. Questo qui è il bracciale che mi ha regalato Sara, quello rosso con i fiori. Bellissimo, Sara, sto usando anche tutte le tue cose beauty, anche Ilenia, ho finito tutte le maschere praticamente. Poi mi hanno regalato due slime per i
video ASMR vanno benissimo, questi qua, uno di Cars da Kick, sotto mia richiesta, questo qui verde c'era anche più grande, sia nero che rosa che azzurro, dentro questo bidoncino della spazzatura, questo ha dei pezzi crunchy slime, so anche il prezzo, anche se l'hanno tolto, faremo dei video ASMR con quelli sicuramente, che adoro lo slime, spero che non patisca il caldo, perché oggi c'è tanto caldo ancora, e poi queste due spugnette sempre me le hanno regalate sotto mio consiglio, che da chi un giorno sono andata e ho comprato queste matite, queste penne più che matite, tutte e due con i pompon, e vi ho fatto il video haul e ho visto queste spugne, ho detto no, le voglio anch'io per fare i video ASMR, per rilassare. Sono spugne da cucina e sono bellissime, una la userò fucsia per la ASMR sicuro e l'altra per pulire la cucina, ma sono due regali, visto che un giorno sono andata appunto a comprare delle cose da Kick, Teddy, eccetera. E poi ho visto queste e gli slime, ho detto li voglio comprare, però ho detto no, non li compro adesso, me li faccio regalare. E quindi me li hanno regalati questi qua. Me li hanno regalati sia questo che i due slime, uno rosso di Cars e questo qui verde, crunchy slime, ok? Rosa era anche bello, però vabbè, non devo comprare solo slime, insomma. Poi mio padre mi ha fatto un regalo profumoso che non conoscevo, questo marchio sinceramente non lo conoscevo, è un profumo molto molto buono, non pensavo, non credevo, ma mi piace tanto sia la borsetta che il profumo, l'ultimo regalo ma non per importanza, ve lo faccio vedere, questo è il bigliettino, Serena, il bigliettino non ve lo leggo perché è una cosa privata, personale, questo poi c'è da Modus Profumerie, tutto questo filo che io ho aperto senza fare il video con voi, ma ho aperto già il profumo davanti appunto a mio padre quando l'ho visto. Scusate i vicini che fanno rumore. C'è la scatola, la carta, tutto confezionato benissimo. Ok, vi volevo far vedere il campioncino. La borsa bella grande. Questo è il profumo Merchant of Venice. Bellissimo questo packaging, sto tremando, non so perché. Suave Petals, Suave Petals, non so come si dica. Eau de Parfum, Musk, Indonesian Patchouli, Nectarim, Blossom, Orris of Florence, White Rose. Questi sono tutti i profumi nelle note olfattive. E questo è il campioncino. Ok? Questo è il campioncino. E questo è. Questo è il campioncino. E questo è il profumo, la boccetta che poi adesso vedrete. È buonissimo. Non conoscevo questo marchio, ma mi piace un sacco. È dolce, non è stucchevole, stranamente. A me piacciono anche i profumi tanto dolci, non troppo, ma tanto. Ok, questa è la confezione del profumo, bellissima. Bordeaux, rossa, marroncina, la vedo Bordeaux, con delle stelline, vedete? Suave, Petals, bello, sembra uno scrigno, bellissimo. Io adoro queste scatole, queste confezioni, meravigliose. La borsa anche molto bella, è un profumo fatto a Venezia. Io non sono mai stata a Venezia, ma deve essere bella, prima o poi ci vado. C'è Erika, una ragazza che faceva video, non ASMR, che è di Venezia, mi sembra, sì. Ciao Erika, tu sai chi sei? Però non mi ricordo, Eric Kitten, Eric, non Hermetic Kitten, come si chiama, non mi ricordo il nickname. Erika, tu sai chi sei? Però non segui i video ASMR, quindi ciao lo stesso. Questa è la confezione, comunque, bellissima, con le stelle. Adesso sarà costato un botto. Come tutti gli altri regali, ovviamente, sono costati, non sono gratis. Sia i regali che faccio io agli altri, sia i regali che fanno a me. Io voglio che spendete poco. Ragazzi, ragazze, persone che mi conoscono dal vivo, o comunque chiunque vuole farmi un regalo, voglio che spendiate poco per me, perché non ne vale la pena. Non me lo merito. Come scherzo, ovviamente. Però sì, io non penso mai di meritarmeli i regali. Questa è la boccetta bellissima, una confezione stupenda. Grazie a tutti per i regali, grazie a tutti per i soldi spesi. Non sono soldi sprecati, come dice qualcuno. Assolutamente non sono soldi sprecati. Io uso tutto quello che mi viene regalato, sia al compleanno che a Natale, anche se le persone dal vivo non mi vedono, o magari Elenio, magari Sara, in generale persone che dal vivo non mi conoscono, non vedono che uso le cose che mi regalano, ma io uso tutto. Questo è bellissimo come profumo, l'ho già annusato, l'ho già messo ieri, l'ho già indossato anche per stare in casa, è meraviglioso, molto 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 dolce, mi piace un sacco, non credevo, perché di solito se non vado io a provare i profumi, chi mi fa i regali in generale, è difficile fare un regalo se
persona davanti che annusa i profumi, che dice sì, mi piace, capite? Comunque, già azzeccato. Bellissima la confezione, facciamo un po' di tapping. Grazie a tutti, compleanno finito. Grazie, grazie, grazie. Io non conoscevo questo marchio, questo profumo. Comunque mi piace tanto, ve lo straconsiglio, da Modus si trova. Io non vado mai da Modus, quindi non lo conoscevo per niente questo profumo. Bello, mi piace un sacco anche il packaging, comunque adoro. Grazie a tutti per i regali, grazie a tutti per i messaggi, per le scritte, per gli auguri online, su internet, sui social, insomma. Grazie per i soldi spesi, grazie per la cena il 23, per il 28 la cena, la pizza. Ho fatto i vlog sull'altro canale, sono andata a vedere Marco e Mauro, due comici che adoro alla follia, che conosco da anni. Sono andata a vedere gli Explosion Band all'aperto, che faceva caldissimo, ballare da seduta. Io ballo anche da seduta, con le mascherine, distanziamento. Sono andata a vedere i fuochi d'artificio, la notte rosa, ho ballato sotto la pioggia. C'era una pianista bravissima, bellissima, stupenda, che suonava appunto il pianoforte, bellissima, col vestito bianco da sposa, meraviglia, stupendo. Un bel weekend prima del mio compleanno e anche dopo, quindi grazie a tutti, grazie, 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 grazie. A presto. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Userò tutto, anche se dal vivo certe persone, amiche di mia madre, di famiglia, insomma, non le vedo, però userò tutto quello che mi è stato regalato. Ciao, ciao.